Tra i riti della Settimana Santa, uno dei più suggestivi e caratteristici è la processione degli incappucciati dell'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri, che si svolge la notte del Giovedì Santo a Lanciano. Quest'anno particolarmente sentito questo rito, torna dopo 2 anni, torna dopo una pandemia e in un momento difficile per la guerra in Ucraina. La processione, che esce dalla chiesa di Santa Chiara, dove ha sede l'Arciconfraternita, attraversa il centro storico illuminato solo dalle fiaccole dei confratelli, passando davanti a 9 chiese, i sepolcri, aperta dallo stendardo dell'Arciconfraternita, dal talamo con la croce e da altri simboli della passione. Figura centrale è il Cireneo, il confratello del quale non si conosce il nome e che porta sulle spalle la pesante croce in legno, una croce che non può mai essere poggiata a terra. La sua scelta avviene poco prima dell'inizio della processione da parte del priore. Per me, io che sono il priore ora di questo sodalizio, e per me è un grande onore esserlo, ma è anche un grande onere dover ogni anno decidere i 2 cirenei che devono accollare la croce, perché è una grande responsabilità, perché noi cerchiamo di affidare sulle spalle del confratello più che si è comportato nel migliore dei modi durante l'anno, che ha avuto anche comportamento esemplare sia a livello sociale che spirituale. E quindi devo dire che nella nostra confraternita ce ne sono tanti di ragazzi che meritano questo, e quindi vi posso dire cosa significa dover decidere in quel momento a chi dover consegnare la croce, sia il giovedì e il venerdì. Quando viene deciso? In cuor mio, io a volte mi confido anche, devo dire, con i miei più stretti collaboratori, che sono i 2 del consiglio, il vicepriore e il nostro segretario e anche l'economo, che sono i 3 che fanno parte insieme a me del consiglio direttivo eletto. Diciamo che negli ultimi 15 giorni si comincia un attimo a fare un po' la scelta, però proprio è nell'ultimo giorno che viene fuori il nome. Commozione, suggestione che crescono con le note struggenti della banda. Quest'anno per la prima volta, e proprio in considerazione dei tempi difficili che stiamo vivendo, la processione si è fermata dinanzi alla cattedrale per donare alla Madonna un cero della pace, con una preghiera guidata da Don Nicola Giampietro, padre spirituale, per ringraziare la Vergine ed affidarsi a lei affinché la guerra termini. La processione finisce a notte fonda, quando rientrano in chiesa i confratelli. E quella croce, quella del Cireneo, quella che pesa sulle sue spalle, su quell'uomo senza volto e senza nome, ma al tempo stesso pesa sulle nostre spalle, quella croce dove sono tutti i nostri dolori, le nostre preghiere, le nostre speranze.